l'ultima volta abbiamo visto i sistemi di convertitori trifase di tipo AC-DC, AC-DC che vanno anche sotto il nome di raddrizzatori. Questo tipo di convertitore lo ritroviamo in questo blocco qui, vedete, questo è il diagramma blocchi che vi ho riproposto tante volte, e abbiamo studiato un po' i sistemi di alimentazione. Il sistema di alimentazione era sottinteso che fosse un convertitore che facesse da interfaccia tra la rete e il convertitore vero e proprio che serve ad alimentare la macchina elettrica. I convertitori AC-DC che abbiamo studiati erano basati tutti quanti su diodi, e questo fa di questo tipo di convertitore un raddrizzatore unidirezionale, vuol dire che il flusso di potenza può fluire soltanto dalla rete verso il convertitore principale. E quindi anche se il convertitore che alimenta la macchina, che serve a regolare le funzioni della macchina elettrica, fosse di tipo bidirezionale, così come in realtà è spesso di tipo bidirezionale, questo fa dell'intero sistema di conversione comunque un sistema di conversione unidirezionale, perché ovviamente tra questi due elementi, se ce n'è uno che permette il flusso di potenza soltanto in un verso e non nell'altro, vuol dire che tutto il sistema di conversione non può permettere che la potenza possa fluire invece dalla macchina alla rete. Quindi i sistemi di conversione che hanno un raddrizzatore come quelli che abbiamo studiato noi, cioè a ponte di diodi, quelli fatti in questo modo qui per intenderci, che ora ridisegno qui molto rapidamente senza la pretesa di essere particolarmente rigoroso. Questo qui per esempio è un raddrizzatore che accetta in ingresso una tensione trifase alternata e dà in uscita una tensione continua, positivo e negativo. Questo tipo di convertitore qui non è un convertitore bidirezionale, è un convertitore unidirezionale. Quindi questo azionamento non può essere, come si dice, a recupero, cioè vuol dire che non permette il trasferimento dell'energia dalla macchina operatrice agli organi di trasmissione, alla macchina elettrica, al convertitore principale, fino al sistema, fino alla rete. Quindi questa direzione qui non è ammessa, quindi non c'è. La potenza può fluire solo in questo verso qui. Per permettere un flusso di potenza bidirezionale, il tipo di convertitore AC-DC dovrebbe essere di tipo diverso, non potrebbe essere basato su questo tipo di dispositivi, perché ovviamente questo tipo di dispositivi permette un flusso lavora soprattutto quindi nel primo quadrante. Vi ricordate il quadrante corrente tensione? Ecco, quel convertitore lì lavora soltanto in questa zona qui, e quindi il flusso di potenza non può essere bidirezionale. Per permettere un flusso di potenza bidirezionale bisognerebbe avere un convertitore che permettesse di lavorare, oltre che nel primo quadrante, anche nel secondo quadrante, e non può essere di quelli che abbiamo studiato noi. Non ci possiamo mettere a studiare altri tipi di convertitori di tipo bidirezionale, cioè raddrizzatori di tipo bidirezionale, però l'informazione che possono essere insomma implementati in questo tipo di azionamenti ve la devo comunque fornire, e dovete essere consapevoli che è possibile ovviamente fare un sistema, un azionamento bidirezionale. In azionamenti dove la rete è già in continua, ovviamente questo convertitore qui non ha senso, non ha ragione di esistere, per cui diciamo, si parte, per esempio, facciamo finta che si tratti di un azionamento per un veicolo elettrico. Allora, nel veicolo elettrico ci saranno delle batterie,
Quindi si parte già da una tensione in continua, positivo e negativo, per cui qui ci sarà un convertitore di tipo AC su ADC AC, che è questo, e siccome questo naturalmente è bidirezionale, i veicoli elettrici possono naturalmente essere anche a recupero, cioè per esempio recuperare energia durante le fasi di decelerazione, quando l'energia cinetica può essere trasformata in energia elettrica e ricaricare di nuovo le batterie per quello che può fare, insomma, per quello che è. A livello industriale, la soluzione che normalmente viene adottata, se è necessario, se è utile, se è conveniente permettere una reversibilità del flusso di potenza, non è tanto quello di realizzare dei convertitori con raddrizzatori di tipo bidirezionale, quanto piuttosto rendere disponibile ai convertitori il lato DC dell'alimentazione, cioè questo punto qui. Ora, quale potrebbe essere l'architettura sulla quale si basa questo funzionamento? La provo a disegnarla qui. Allora, supponiamo che qui abbiamo la rete, una rete per esempio trifase, può essere una rete industriale con una tensione così, ovviamente qui ci sarà un raddrizzatore a diodi, quindi unidirezionale, un convertitore AC DC, e poi ci sarà un bus, viene indicato spesso con questo termine, una linea in corrente continua, quindi una linea DC, che può ovviamente essere una tensione abbastanza, cioè la tensione di rete raddrizzata opportunamente. E allora su questa linea DC possono essere collegati diversi convertitori DC a C con le relative macchine operatrici, con il motore, gli organi di trasmissione e gli utilizzatori. Ecco, di questi ce ne possono essere anche più di uno, ne disegno un altro qui, DC a C, macchina, organi di trasmissione, e questa è una U, non sembrava, questa è una U, e macchina utilizzatrice qui. E di questi ce ne possono essere un certo numero a livello industriale. Allora, anche se questo convertitore rimane comunque unidirezionale, quindi il flusso di energia può fluire soltanto in questo senso qui, questi convertitori che sono bidirezionali possono scambiare energia tra di loro, quindi ad esempio quando la macchina operatrice 1, qua ci metto un numero 1 e qui ci metto un numero 2, quando la macchina operatrice numero 1 ha un eccesso di energia da recuperare, ad esempio un rallentamento oppure una frenatura o qualcosa del genere, il flusso di energia può essere invertito, e può andare sul bus DC, quindi sulla linea in tensione. Se, se sul bus DC è collegato un sistema di accumulo di energia, per esempio un banco di condensatori, allora questo banco di condensatori con relativo convertitore da qualche parte, allora questo banco di condensatori accumulerà l'energia in eccesso sulla linea DC mantenendo costante la tensione su questa linea in continuo, anche altrimenti la linea, per esempio supponendo che fosse stata una linea a 400 volt in continua, allora se qualcuno riversa energie su questa linea è evidente che la tensione su questa linea debba aumentare in qualche modo, ma se c'è un banco di condensatori che è in grado di accumulare energia, quindi ricevere corrente dalla linea DC in questa occorrenza, su questa occorrenza, allora questo sistema qui provvede a mantenere costante la tensione a 400 volt.
naturalmente se la linea numero 1 recupera energia, cioè recupera energia dalla macchina utilizzatrice, cioè la manda su bus DC, e contemporaneamente ci sono altre linee che invece richiedono energia da questa linea qui, non ci sarebbe neanche bisogno di utilizzare un sistema di accumulo per mantenere costante la tensione a 400 volt, perché tanto l'energia proveniente dalla linea 1 può fluire nella linea 2. Questo per esempio è quello che succede, succede normalmente sulle linee di alimentazione dei treni. Ciascun treno può essere visto come una linea di alimentazione. Quando un treno va in frenatura, va a recupero, riveste energia sulla catenaria di alimentazione dei treni, e naturalmente ci saranno su quella catenaria o dei sistemi di conversione che accumuleranno questa energia e manterranno stabile la tensione a 400 volt, oppure altri treni che invece di frenare devono accelerare e in questo caso recuperano l'energia da un treno all'altro. Questo è, diciamo, quello che può essere anche fatto a livello industriale, se di queste linee ce n'è bisogno, c'è bisogno di installarne più di una. E questo è quanto per quanto riguarda questi sistemi. Oggi vedremo come funziona questo tipo di convertitore, cioè è un convertitore di tipo DC a C. Questo convertitore di tipo DC a C è evidente, già ne abbiamo parlato l'altra volta, può anche prendere si chiama anche inverter. E provvede a trasformare una tensione continua in una tensione alternata. Andiamo avanti su questa diapositiva. Queste diapositive le abbiamo già viste, ecco, ci soffermiamo su questa diapositiva che vi mostra come lo schema che avevamo già studiato, cioè questo, se ve lo ricordate, avevamo già individuato questo schema come la connessione differenziale di tre celle di commutazione di tensione, e come questa topologia permetteva di trasformare una tensione in continua DC in una tensione di tipo alternata, naturalmente di tipo PWM. In AC su un carico formato da un certo numero di impedenze. È di fondamentale importanza osservare che questo convertitore è un convertitore alimentato in tensione, quindi è un VSI, cioè voltage source inverter, e a valle di questo convertitore non può che esserci un carico di tipo ohmico induttivo, quindi di tipo RL, con una evidente costante di tempo L su R, una costante di tempo tau L su R, che deve avere determinate caratteristiche rispetto alla frequenza di commutazione di questo convertitore. In particolare abbiamo detto anche che la frequenza di commutazione di questo convertitore e quindi il periodo di commutazione T, che è uguale a 1 sulla frequenza di commutazione, deve essere abbastanza inferiore a tau, altrimenti potremmo avere delle situazioni non lineari. Se verificata questa situazione, noi nel momento in cui sul carico abbiamo un gradino di tensione V, avremo corrispondentemente una crescita della corrente di tipo nel tempo T, della corrente I corrispondente di tipo lineare. D'accordo? Allora, ricapitoliamo. Se T è abbastanza più piccolo rispetto a tau,
nel momento in cui consideriamo un intervallo di tempo T abbastanza piccolo, possiamo dire che la corrente cresce, oppure in realtà possiamo dire che il gradiente di corrente che si instaura nel carico RL è un gradiente costante, quindi una derivata costante, che vuol dire che la crescita della corrente è lineare. Ci sono domande su questo? Sono sicuro che ci sono delle domande, dei dubbi. No, benissimo. Allora, ricordiamoci questa circostanza, perché questa è importante. Quindi noi siamo di fronte a un sistema in grado di produrre una tensione fatta da tanti gradini, una tensione tipo PVM. Quindi potremmo avere, per esempio, in uscita una tensione che una volta è positiva, un'altra volta è negativa e così via, con un determinato duty cycle, quindi con un valore pari a più, vedete qui, VG mezzi e meno VG mezzi, e corrispondentemente avere una corrente che cresce linearmente, decresce linearmente, cresce linearmente e decresce linearmente. Allora, se questa condizione, cioè T, non fosse abbastanza più piccolo di tau, non potremmo dire che questi tratti siano lineari. Non potremmo dire che questi tratti sono lineari. Dimmi. Eh? T, minore di tau, è l'intervallo di tempo che stiamo prendendo in considerazione. Per esempio, potrebbe essere questo T. Se per esempio facciamo dei gradini di tensione molto molto grandi, se facessimo dei gradini di tensione molto ampi nel tempo, quindi con una T paragonabile alla tau, la corrente crescerebbe in modo esponenziale, decrescerebbe in modo esponenziale. Quindi per poter assumere una crescita lineare della corrente dovremmo fare in modo che l'intervallo di tempo che stiamo prendendo in considerazione si limita soltanto al primo tratto al primo tratto della funzione della crescita della corrente, cioè della IDT. E quindi questo significa che possiamo, facendo una certa approssimazione, assumere la corrente sempre lineare. La crescita, la corrente a questo punto è il valore di corrente I di T, a questo punto diventa proporzionale, ci metto una K qui, proporzionale alla tensione VG mezzi, quindi alla tensione V, inversamente proporzionale all'induttanza L e naturalmente direttamente proporzionale all'intervallo delta T che stiamo prendendo in considerazione. Quella è una retta e quindi questa qui quindi questa qui è il coefficiente angolare di questa retta. Scusatemi, allora I di T è uguale ad una K per proporzionare alla tensione V, inversamente proporzionale a L, R, me l'ho dimenticato R, per delta T, la costante di tempo, d'accordo? Ok. E cioè, se è verificata questa condizione qui, allora vuol dire che stiamo considerando questo pezzettino qua. Se l'intervallo di tempo T è abbastanza piccolo, e allora vuol dire che ci stiamo limitando soltanto a quest'area qui e possiamo confondere questo tratto con un tratto lineare. Va bene?
Se T è troppo grande, allora non è più lineare, allora è un'altra cosa. Ma questa condizione è quasi sempre verificata, perché il carico è, a livello industriale, quasi sempre verificato, perché il carico è il carico di una macchina elettrica, quindi è un carico con una L relativamente grande, con una resistenza che insomma quella che è quella degli avvolgimenti di rame, quindi, ma comunque questa costante di tempo è una costante di tempo sostanziosa, perché è un carico ohmico induttivo, insomma, e soprattutto la frequenza di commutazione FC del convertitore è molto abbastanza alta, sempre dell'ordine di alcune kHz, di qualche decina di kHz. Per esempio può essere 12 kHz FC, un esempio, quindi FC può essere 12, 10 kHz, qualcosa di 10 kHz, oppure può essere 16 kHz, eccetera. Questo per prodotti di tipo industriale con potenze non particolarmente elevate. Poi se le potenze crescono molto al di sopra dell'ordine dei kilovolt ampere, ad esempio convertitori che devono azionare anche un treno, per esempio, oppure devono azionare dei laminatoi, cioè macchine di enorme potenza, di grande potenza, allora le frequenze di commutazione diminuiscono abbastanza, però contemporaneamente aumenta anche la costante di tempo della macchina che si sta alimentando, no? Quindi le frequenze di commutazione di convertitori molto potenti possono ovviamente aggirarsi intorno al kilohertz anziché alle decine di kilohertz, ma questo è un caso. Non devi alzare la voce. Sì, allora, tu immagina un convertitore, un sistema che forma un convertitore più un motore. Se questo qui, tutto il sistema, è di elevata potenza, dell'ordine delle decine e centinaia di volt ampere, e anche di più, kilovolt ampere, scusatemi, dell'ordine di megawatt, come per esempio può succedere, allora la frequenza di commutazione del convertitore non può essere elevatissima, sempre si aggira intorno al kilohertz, mentre invece il motore elettrico deve essere di potenza dello stesso ordine di grandezza, e quindi comunque questo comporta che la costante di tempo L su R ugualmente è abbastanza grande, e quindi rimaniamo sempre con quell'assunzione che l'intervallo di tempo che stiamo prendendo in considerazione rimane comunque abbastanza più piccolo della costante di tempo del carico che stiamo alimentando. Ora, questo che cosa comporta quindi? Lo ridico ancora perché è abbastanza importante anche per quello che diremo fra poco. Comporta che se abbiamo applichiamo ad un carico un certo livello di tensione, e allora avremo una corrente che cresce linearmente fino a quel livello di tensione. Se applichiamo un livello di tensione diverso, se applicassimo un livello di tensione diverso, disegno in blu così, la corrente crescerebbe con un gradiente proporzionalmente maggiore. Vedete che l'intervallo di tempo l'ho lasciato lo stesso, quindi qui siamo nel tempo T, qui c'è la corrente I di T, e anche il punto e virgola è anche la tensione V applicata. Quindi se questa linea rossa qui rappresenta una tensione, per esempio V con 1, e allora la corrente corrispondente cresce in modo lineare. Se applichiamo una tensione V con 2, la corrente crescerà sempre in modo lineare, ma con un gradiente diverso. Quante dimensioni ha questo grafico?
c'ha due dimensioni, c'ha la dimensione T e la dimensione della corrente. Ricordiamoci questo fatto, stiamo facendo una rappresentazione in un ambiente bidimensionale. Vi dico questo, dopo vedremo come in realtà faremo anche una rappresentazione di tipo tridimensionale su un sistema di tipo trifase. La volta scorsa qualcuno di voi mi ha fatto una domanda, mi ha detto sì, ma come facciamo a decidere chi accendere, chi spegnere, chi prendere durante l'intervallo di tempo T, come decidere chi accendere, chi spegnere, eccetera, eccetera. Beh, questo viene fatto da un sistema elettronico di segnale che si chiama, fatemi vedere quello che viene dopo, che si chiama modulatore. Allora, il modulatore è appunto un sistema elettronico che in base a determinate strategie, a determinati criteri, decide durante l'intervallo di tempo T, che vi ricordo è sempre un intervallo di tempo abbastanza piccolo, d'ordine dei milli, oppure decimi di millisecondo, eccetera, che quale tra questi sei dispositivi di potenza sta acceso e chi sta spento. Il criterio con il quale, i criteri con i quali questi dispositivi possono stare accesi e spenti possono essere tanti e vanno tutti quanti, insomma, possono essere studiati nell'ambito delle cosiddette tecniche di modulazione. Le tecniche di modulazione possono essere di tanti tipi, cioè ovviamente chi studia questi convertitori individua quale tecnica di modulazione applicare sulla base dei risultati che si possono ottenere in base alla tecnica di modulazione specifica. Quindi vanno di solito assegnati degli indici di merito sulle varie tecniche di modulazione, cioè io usando una tecnica di modulazione ottengo determinati risultati, gli do dei voti, quindi assegno degli indici di merito e quindi gli do dei voti e dico ah, questa mi piace, va bene così. Poi se individuo un'altra tecnica di modulazione mi accorgo che può essere migliore o peggiore della prima in base a come quegli indici di merito sono cambiati. Potete anche immaginare che uno di questi indici di merito possa essere il contenuto armonico della corrente in uscita, oppure della tensione in uscita, oppure delle perdite per commutazione dei dispositivi di potenza. Vi ricordo che, mi sembra che l'altra volta ne avevamo detto, un dispositivo di potenza quando si accende, si accende e si spegne durante quel piccolissimo intervallo di tempo, questo dispositivo dissipa calore. Quindi ci sono delle perdite per commutazione, quindi con maggior frequenza io faccio le commutazioni, tanto maggiori saranno le perdite per commutazione. Quindi se individuo una strategia, una tecnica di modulazione che limita le commutazioni tra i vari dispositivi, ho sicuramente migliorato uno degli indici qualitativi, cioè quello delle perdite per commutazione. E così via. Quindi una volta che... è inutile che ora ci soffermiamo più di tanto su queste tecniche di commutazione, ce ne possono essere tantissime. Una di quelle più frequenti è quella che va sotto il nome di modulante e portante, cioè tecnica di modulazione basata su due segnali che in questo caso qui sembrano di tipo analogico. Prendiamo in considerazione una sola cella di commutazione di tensione, una sola cella di parzializzazione di tensione, ve la ricordate questa, no? Come facciamo a stabilire quando questo contatto sta elettricamente connesso a quest'altro contatto, oppure quando invece questo contatto sta elettricamente connesso a quest'altro contatto? Quindi questi sono i due stati possibili di questa cella di commutazione di tensione. E allora per poterlo fare dobbiamo capire noi che cosa vogliamo ottenere.
Quello che vogliamo ottenere è fare in modo che la tensione V out in uscita dalla cella di commutazione in valore medio, cioè la V out media, assuma un certo valore di riferimento che a noi interessa in un determinato piccolo intervallo di tempo. E allora, siccome noi abbiamo studiato la tecnica PQM e sappiamo che cos'è il duty cycle, abbiamo visto anche la caratteristica esterna di questa cella di commutazione, abbiamo visto che la caratteristica esterna di questa cella di commutazione è quella che mette in relazione proprio il valore medio della tensione di uscita con il duty cycle, e abbiamo visto che è lineare, cioè quando il duty cycle è uguale a 1 la tensione di uscita è proprio uguale alla tensione V di alimentazione V. Quando il duty cycle è uguale a 0 la tensione di uscita è uguale a 0, e quando il duty cycle è uguale a 0,5 il valore medio di V out è proprio uguale alla metà della V. E quindi è evidente che il modulatore deve intervenire sul duty cycle. Come fa a definire il duty cycle? Una tecnica molto semplice è questa qui. Dunque, prendiamo una forma d'onda lineare, prendiamo per esempio una forma d'onda fatta così, si dice a dente di sega, perché assomiglia un po' ai denti di una sega. Dopodiché prendiamo un segnale, fatemi completare questo diagramma, qui siamo in funzione del tempo t. Questo è un segnale, quindi può assumere un valore massimo qualsiasi, chiamiamolo Vmax. È un segnale, significa che non è che Vmax è 100 volt, è 400 volt, vuol dire che è un numero sostanzialmente, quindi potrebbe essere Vmax, scegliete voi, 1 per dire, no? Quindi qui possiamo arrivare a 1 e qui naturalmente sarà 0. Dopodiché prendiamo un altro segnale che viene sovrapposto a questo. Se facciamo la comparazione tra questi due segnali, e questo lo chiamiamo segnale P, questo nero, segnale P, anzi la metto qui la P, mentre quello rosso la chiamiamo M, se facciamo la comparazione, che significa voglio fare un altro diagramma, sempre nel tempo t, dove sull'asse delle ordinate c'è un numero che corrisponde alla relazione logica p minore di m. P minore di m. Anzi, facciamo P maggiore di M e poi eventualmente lo giriamo. Vediamo che cosa esce. Allora, quando è che P è maggiore di M? Allora, facciamo, tiriamo giù delle linee verticali in corrispondenza delle intersezioni delle due funzioni tra di loro, di quella nera e di quella rossa, e voi sapete che dal punto di vista logico scrivere P maggiore di M quando questa è vera, questo sarà uguale a 1, e quando questa è falsa, quindi vera, e quando questa è falsa sarà uguale a 0. Quindi ora dobbiamo disegnare un 1 e uno 0 a seconda se P è maggiore di M oppure no. Allora, P qui è maggiore di M, e quindi abbiamo, sicuramente lo faccio in rosso, un segnale che fa così. Eh? Non ho capito. Alza la U. F. Falso. Quando è falso è uguale a 0. Quando è falso è uguale a 0.
Quindi converrete con me che il segnale risultante è questo, giusto? Se invece avessimo scritto il contrario, ad esempio, se avessimo scritto P minore di M, il segnale sarebbe stato negato rispetto a questo, e quindi sarebbe stato un segnale di questo tipo qui. D'accordo? Ora, che cosa succede se M diventa un po' più grande oppure un po' più piccolo? Facciamo il caso che M sia più ampio, abbia un valore maggiore. Questo sembra, non si vede, ma è un colore verde. Allora, questo lo chiamiamo M', con M' maggiore di M. Allora, in questo caso qui avremmo avuto un segnale, lo disegno più piccolo qui, perché tanto questo qui è 1 e questo è 0, lo faccio un po' più piccolo per evitare di confonderlo, però insomma è evidente che il segnale risultante sarebbe stato questo. Anche questo è 1, anche se l'ho disegnato più piccolo, ma l'ho fatto più piccolo soltanto per evitare troppa confusione in questo disegno qui. 1, 1 e 1, è sempre 0, è vero? Ok. Ma invece quest'altro che cosa avrebbe, come si sarebbe comportato? Naturalmente sarebbe stato così. Scusate, ma non è facile fare questi disegni con la tavoletta grafica. Allora, che cosa notiamo in questo caso qui? Noi abbiamo aumentato la modulante, perciò si chiama M, perché questo è il segnale modulante, e questa l'ho chiamato P, perché questo qui è il segnale portante, si chiama portante. Quindi se la portante rimane sempre la stessa e se la modulante aumenta, a seconda se consideriamo questo segnale logico qui o questo segnale logico qui, abbiamo una diminuzione del duty cycle di, vedete, questo c'ha un duty cycle, prima il duty cycle era circa il 50%, ma il duty cycle è diventato circa 25%, è vero? Quindi abbiamo una diminuzione del duty cycle D. Mentre invece se consideriamo quest'altro segnale logico, cioè P minore di M, abbiamo un aumento del duty cycle D. Allora, una di queste tecniche potrebbe essere basata su questo, ma la crescita di D in funzione di M, del segnale M, risulta essere lineare, proporzionale. Tant'è vero che quando M raggiunge il valore 1, il duty cycle in questo caso qui diventa 0. Quando M raggiunge il valore 0, il duty cycle in questo caso qui pure diventa 0. Il duty cycle in questo caso qui, ho sbagliato, ripeto. Allora, quando M primo diventa uguale a 1, il duty cycle in questo, su questo segnale logico qui diventa 1. Quando M diventa 0, quando M è 0, si è elevato. E io ce l'ho. Com'è che si è elevato?
si è levato mo, mica si è levato da tanto tempo. Allora, quando il segnale M scende fino a zero, anche il duty cycle D scende fino a zero. Perché c'è questa relazione? Quindi possiamo anche scriverlo, scriviamo, anche se ancora non è proprio... il segnale D a questo punto è uguale, è proporzionale ad una K, è proporzionale ad M. Potremmo scrivere così, no? Ma qualcuno di voi dice, aspetta, un momento. Questo fatto che tu hai messo in relazione lineare D con M ancora è arbitrario. Perché hai fatto così? Ho fatto così perché ho scelto fin dall'inizio una forma d'onda a dente di sega. Perché questa linea qui è una linea retta. E altrimenti questa relazione qui non sarebbe stata vera. Facciamo finta. Ora mi posso permettere, ora che avete capito, insomma, pensano tutti quanti il meccanismo, posso permettermi di cancellare un po' questo disegno e fare una modifica. Per esempio, se questa forma qui, forma d'onda, anziché essere una retta, fosse stata una parabola, così, allora la situazione non sarebbe stata più la stessa. All'aumentare di M, la crescita del duty cycle non sarebbe stata più lineare. E quindi questa K qui non andava più bene. Ci sono altre forme d'onda che mi garantiscono la linearità tra duty cycle e M? La domanda. Sì, perché in realtà io non ho disegnato qui due forme d'onda, una forma d'onda, ne ho disegnate due forme d'onda lineare. Una è questa. La disegno qui così. Una è questa, è una retta. L'altra è questa. Anche questa è una linea retta, cade in verticale a piombo, ma anche questa contribuisce alla non alla, scusate, contribuisce alla linearità della risposta del duty cycle in funzione di M. Infatti, se rifaccio il disegno diversamente, mi accorgo che posso ottenere un risultato simile. Se anziché utilizzare una forma d'onda a dente di sega utilizzassi una forma d'onda lineare, cioè così, questa è brutta. Certo, non è venuto, non è delle migliori, questa la cancello. È così. Qui ci metto il risultato P minore di M, cioè lo stesso che sta qui sotto, non è più P maggiore di M. Allora disegno la modulante, faccio le solite linee e mi accorgo che P è minore di M quando sto qui. Così. Se aumento P, ad esempio lo porto fino ad arrivare a questo punto qui, mi accorgo che il duty cycle diventa questo qui. Il segnale di uscita diventa questo. Ugualmente, come prima, potrei scrivere questa relazione qui. Chiaro? Anche in questo caso qui, se la portante aumenta, c'è una relazione lineare che lega il duty cycle all'ampiezza della modulante. Vi trovate? Quindi, la cosa importante è mantenere, utilizzare delle forme d'onda di tipo lineare, che sia una forma d'onda a dente di sega oppure che sia una forma d'onda triangolare, anche una triangolare non simmetrica, anche così potrebbe andare,
L'importante è che sia formata da segmenti rettilinei. Potrebbe essere anche una forma d'onda così. Andrebbe bene ugualmente. Benissimo. Detto questo, vediamo ora come nel nostro caso applicare questo criterio alla modulazione di uno dei rami, di un inverter trifase. Prendiamone uno solo per ciascuno dei rami di un inverter trifase. Vi ricordo che questo, vedete, questo ramo qui corrisponde a questa cella di commutazione qui. E quindi quello che succede su questo singolo ramo. Questo singolo ramo costruiamo una modulante e una portante. In linea di principio questa modulante può essere una costante, cioè può essere una funzione che nel tempo t assume un valore costante, così come l'abbiamo disegnata prima, e la portante è qui, ora non si vede bene perché il disegno è molto, molto piccolo, ma è formata da una forma d'onda triangolare molto fitta, cioè molto fitta e relativo, cioè vuol dire che la frequenza della portante è abbastanza elevata e rappresenta la frequenza di commutazione FC, di commutazione del ramo. Dalla comparazione di un segnale modulante costante, per il momento supponiamo che sia costante, e una forma d'onda triangolare, che io ora disegno malissimo qui sotto, viene fuori un segnale ad onda quadra che ha la stessa frequenza della portante. Vedete qui, i segnali ad onda quadra che ho disegnato hanno la stessa frequenza della forma d'onda triangolare, giusto? Quindi esce fuori un segnale ad onda quadra che ha la stessa frequenza della portante e con un duty cycle proporzionale alla modulante M. Mi trovate? Questo segnale ad onda quadra, formato da tanti 1 e da 0, 1, 0, 1, 0, eccetera, eccetera, lo posso utilizzare per stabilire quando questo contatto deve stare elettricamente connesso a questo e quando questo contatto deve stare elettricamente connesso a quest'altro. E dico, quando è 1 il segnale dell'onda quadra, ottengo questa connessione qui, cioè la tensione di uscita V out corrisponde alla tensione V. Quando il segnale è 0, qui il segnale della forma d'onda che controlla lo stato di questa cella di commutazione è 0, vuol dire che ho questo contatto qui e la tensione di uscita V out assume il valore 0. Allora c'è anche una corrispondenza tra il segnale di controllo e la tensione di uscita, Vout. Allora, se il segnale di controllo è questo, formato da 1, 0, 1, 0, la tensione di uscita avrà la stessa forma, soltanto che avrà un'ampiezza diversa, cioè mentre questi sono segnali logici, 1, 0, 1, 0, la tensione di uscita, V out, la posso descrivere anche qui, V out, avrà la stessa forma, ma anziché essere di ampiezza uguale a 1, sarà V, questa tensione qua, V, è 0, sarà V, è 0, sarà V, è 0. Quindi c'è una corrispondenza tra la forma della tensione di uscita della cella di parzializzazione e il segnale di controllo. Uno è un segnale, l'altro è proprio una tensione. Chiaro? Ok. Se facciamo in modo che
naturalmente la modulante, noi abbiamo assunto la modulante come un segnale costante, ma se facciamo un segnale costante la tensione di uscita avrà un valore medio costante. A noi ci interessa anche riuscire a cambiarlo ogni tanto, no? Ci interessa modularne il valore. E quindi per cambiarlo cambiamo lentamente la modulante. Però attenzione, la velocità con la quale cambiamo la modulante, cioè la frequenza con la quale noi il gradiente con la quale modifichiamo la portante deve essere più lento dell'intervallo di tempo di commutazione. Cioè il contenuto armonico della modulante deve essere decisamente più basso del contenuto armonico della portante. Perché se facessi questo, cioè se facessi una modulante che cambia così rapidamente, il segnale di uscita sarebbe estremamente confuso e non sarebbe in grado di riprodurre il valore medio della tensione V out e fare in modo che questo valore medio corrisponda a D per V. Cioè deve avere il tempo di assestarsi, deve avere il tempo di poter, mi deve dare il tempo di poter calcolare un valore medio. E io per fare un calcolo di un valore medio ovviamente devo aspettare una certa periodicità del segnale, cioè il segnale deve rimanere costante per un certo intervallo, per un certo numero di periodi. Se no, come faccio a calcolare un valore medio? Se io avessi un segnale che fa così, fammi cancellare così. Se avessi un segnale che una volta è grande, poi un'altra volta è così, un'altra volta è piccolo, un'altra volta è così, beh, qual è il valore medio di questa roba qua? Questo non è periodico. Io per calcolare un valore medio devo avere un segnale periodico. O perlomeno che sia periodico per un intervallo di tempo sufficientemente grande, in modo tale da dire, durante questo intervallo di tempo ho un valore medio. E certo, questa frase che vi sto dicendo è abbastanza contraddittoria, non è per niente rigorosa. Un valore medio, se lo dite a un matematico, il matematico vi risponde, tu il valore medio lo calcoli su una funzione periodica che va da meno infinito a più infinito, punto. E io invece vi sto dicendo, io mi accontento di andare a calcolare un valore medio di un segnale in un intervallo di tempo durante il quale ho 5, 6, 7, 10 periodi tutti uguali. Quindi da un istante zero fino a un certo intervallo di tempo. Ma accontento di questo. E non è rigoroso. Cioè, voi potrete dire quello che stai calcolando non è il valore medio. D'accordo. E io allora non lo chiamo più valore medio, lo chiamo valore medio locale. E allora qua si gioca tutto sulle costanti di tempo e sui contenuti armonici. Una sinusoide ha un'unica armonica, ma un segnale di questo tipo qui può avere tante armoniche, può avere un valore medio, può avere la prima armonica, può avere un contenuto armonico a frequenze più elevate. E per fortuna se noi teniamo ben distanti tra di loro nello spettro armonico questi contenuti, ciascuno gioca il suo ruolo in modo indipendente. Il valore medio gioca il suo ruolo in modo indipendente, le fondamentali giocheranno il loro ruolo in modo indipendente e i contenuti armonici ad alta frequenza staranno lì per conto loro e noi cercheremo di avere meno fastidi possibili da questi segnali ad alta frequenza. Quindi questa è la tecnica, qui si ottiene quindi un segnale logico di controllo del dispositivo che utilizzeremo per controllare lo stato di questo oggetto qui. Quindi questo oggetto si chiama modulatore, ne abbiamo fatto uno solo per una sola cella di commutazione, inutile che vi sto a dire che se abbiamo un convertitore trifase ne abbiamo bisogno di tre. Qui si vede un poco più nel dettaglio e si capisce un pochino quello che vi ho detto poco fa, cioè il valore medio locale. Qui abbiamo la portante, che è questa forma d'onda triangolare, e abbiamo una modulante, non è più costante, è un segnale variabile.
addirittura, cioè è una sinusoide, così ne potevo scegliere un'altra, potevo scegliere un altro segnale, non necessariamente una sinusoide, però come vedete il contenuto armonico del segnale blu è abbastanza diverso dal contenuto armonico del segnale nero. Se noi facessimo in funzione della frequenza F, andassimo a vedere dove sta la fondamentale del segnale blu, la troviamo qui per esempio, e se andiamo a vedere dove sta la fondamentale del segnale nero, la troviamo molto più a valle, qui, perché ha una frequenza, occhio e croce, sarà almeno una decina di volte maggiore. Chiaro? E quindi per fortuna questi due segnali rimangono abbastanza indipendenti, rimangono ancora abbastanza indipendenti. Se faccio uno zoom di quello che succede in questa zona qui, vado a vedere, vedo che la comparazione tra i due segnali mi dà un segnale con un certo duty cycle. Mi accorgo che in questa zona qui il duty cycle è quasi lo stesso. Quasi lo stesso. Beh, certo, là posso calcolarmi un valore medio, che non è il valore medio dei matematici, è il valore medio locale. Se considero un intervallo di tempo più grande, mi comincia a diventare difficoltoso a andare a individuare un valore medio, perché qui il duty cycle è maggiore, qui è minore il duty cycle, quindi comincia ad avere un po' di difficoltà. Però questo significa che le due armoniche fondamentali, cioè questa e questa, non sono abbastanza lontane tra di loro. Scegliene una, perché noi abbiamo bisogno di cambiare la tensione sulla macchina elettrica. È la stessa cosa. Noi cambiamo. Allora, tu guarda quello che succede in un intervallo di tempo più grande. Allora, no, no, allora, tu fai finta di avere un amplificatore con una manopola. Tu vuoi girare questa manopola. Io in qualche modo dovevo rappresentare questa variabilità. Ho scelto una sinusoide. È capitato, perché ho immaginato uno che faceva così con la manopola. Però puoi fare pure una variazione come ti piace a te. Anzi, è proprio così. Cioè, quando io alimento una macchina elettrica, devo dargli la tensione che richiede in quelle determinate circostanze di regolazione. Supponi che arriva una coppia improvvisa e tu vuoi mantenere costante la velocità, gli arriverà una tensione più ampia per fargli assorbire la corrente che gli serve. Quindi questo è il principio. Cioè, aspetta, perché io per potervelo far vedere, questo fatto qui, ho mantenuto la distanza tra questa e questa abbastanza limitata. Perché altrimenti non riuscivo nemmeno a farvi vedere questo. Cioè, io già ho dovuto fare uno zoom per farvi vedere questa commutazione. Ma normalmente questa frequenza qui sta a 16 kHz. Kilohertz. La frequenza con la quale cambio la tensione su una macchina elettrica, quando può essere? 20, 10 kHz, scusate, 50, voglio esagerare, 50 Hz, 500 Hz. La frequenza con la quale tu giri la manopola. Cioè, è legata alle costanti di tempo della macchina elettrica, quindi è sicuramente qualche ordine, uno o due ordini di grandezza più distante rispetto alla frequenza di commutazione. E quindi, se io vi avessi fatto vedere un caso reale, qui avreste visto una frequenza estremamente fitta
di commutazione, quindi non sarebbe stato possibile permettervi di osservare quello che succedeva. Chiaro? Quello che vedete qui in questa diapositiva è solo dal punto di vista didattico, cioè serve per cercare di farvi capire più che altro. Non è un caso reale, a meno che, o lo dico, a meno che non si tratti di un convertitore di grande potenza, dove i dispositivi di potenza commutano correnti dell'ordine dei kiloampere. Se voi dovete commutare correnti dell'ordine dei kiloampere, non potete andare alla frequenza di 16 kHz. È ovvio, cioè è intuitiva questa cosa, no? Si tratta di grosse correnti, andate ad una frequenza molto più bassa, 1 kHz, e allora potrebbe essere una situazione del genere. Ma è anche vero che in questo caso la variabilità della tua manopola non può essere a 500 Hz, devi andare pure lì più piano per ottenere, perché è una macchina grande, sicuramente la macchina di un treno, non è che il treno deve schizzare improvvisamente sui binari, quindi deve avere una certa dinamica anch'essa più bassa. Ok, allora, detto questo, vabbè, qua è inutile che continuo a cancellare, che devo cambiare diapositiva. Vediamo di quello che abbiamo detto fino a mo, di dare qualche numero per caratterizzare queste informazioni che vi ho dato, no? Allora, se indichiamo con AP l'ampiezza della portante, questa ampiezza della portante, e indichiamo con AM l'ampiezza della modulante, possiamo indicare il rapporto tra l'ampiezza della modulante e l'ampiezza della portante, cioè questo, come indice di modulazione. Allora vedete che in questo caso qui abbiamo praticamente un indice di modulazione pari a 0,5, perché l'ampiezza della modulante è la metà dell'ampiezza della portante. E quindi questo è un primo parametro interessante. 1 su FC l'abbiamo già studiato, l'abbiamo già utilizzato. FC è la frequenza di commutazione, 1 su FC è il periodo di commutazione, cioè l'intervallino di tempo che va da qui a qui. FC è molto grande di solito, mentre la frequenza della modulante F con M è una frequenza più bassa. Tant'è vero che si può definire il rapporto tra FC ed F con M come indice di modulazione di frequenza. In questo disegno, solo in questo disegno, l'indice di modulazione di frequenza è 20, perché nel periodo della modulante ci stanno 20 periodi di portante, però un indice di modulazione molto basso, cioè è soltanto per scopo didattico, ed è la quarta volta che ve lo sto dicendo. Quindi indice di modulazione 20 è, diciamo, l'indice di modulazione di solito è molto più grande, 50, 100, qualcosa del genere. E di solito è anche difficilmente applicabile, perché, come vi ho detto prima, la modulante non è detto che sia una sinusoide, può essere qualunque forma d'onda, può anche essere una forma non periodica, cioè può essere anche una forma che prima sale, poi sta costante, poi scende, se ne va giù, insomma, può fare qualunque cosa. Però questo non significa che non abbia un contenuto armonico. Detto questo, vediamo che cosa succede in alcuni casi limite. Allora, questo è copia e incolla della diapositiva di precedente. Indice di modulazione di ampiezza 0,5. È evidente che se la modulante fosse più grande, cioè quando tu giri la manopola la fai girare di più,
un po' più a destra, un po' più a sinistra, puoi avere un indice di modulazione di ampiezza più grande. Per esempio in questo caso qui è 0,8. In questo caso qui l'indice di modulazione di ampiezza è addirittura 1, cioè l'ampiezza sia portante che modulante sono la stessa. Guardate che l'indice di modulazione potrebbe anche andare oltre 1, potrebbe essere 1,3. Osservate un attimo il segnale in uscita com'è, in questo caso qui. Il segnale di uscita è un'onda quadra con un duty cycle che varia tra diciamo uno 0,25 e uno 0,75. Vi trovate? In questo caso qui varia da uno 0,2 a uno 0,8 più o meno. In questo caso qui varia da 0 a 1. E in questo caso qua che succede? Succede che ci saranno proprio dei buchi durante i quali non c'è commutazione, cioè questa cella di commutazione qui, questa qui, rimarrà nello stato 0 per un intervallo di tempo abbastanza ampio e superiore alla frequenza di superiore al periodo della portante, e rimarrà nello stato 1, cioè così, per un intervallo di tempo più sostanzioso, più superiore anche in questo caso al periodo della portante. Quindi questo intervallo di tempo qui, da qui a qui, la cella di commutazione sarà sempre accesa, cioè sarà sempre nello stato 1, non accesa, accesa è sbagliato dire, sempre accesa, sarà sempre nello stato 1. In quest'altro intervallo di tempo qui sarà sempre nello stato 0, qui è sempre 1 e qui è sempre 0, mentre negli altri casi c'è sempre commutazione, c'è sempre scambio tra lo stato 1 e lo stato 0, qui invece compaiono dei buchi, buchi dove non c'è più la PWM, non c'è più, come se uno tenesse la luce sempre accesa oppure sempre spenta, chiaro? Non c'è uno migliore e uno peggiore, perché devi sempre assegnare degli indici di qualità, cioè ci possono essere dei casi in cui tu puoi preferire questa situazione qua, altri casi è probabile, molto probabile che tu possa preferire questa situazione qui. Ciò non di meno, anche questa situazione qui può essere utile in determinate occasioni. Allora, qual era l'indice qualitativo, l'indice di, come ho detto prima, uno degli indici che uno può applicare è quello del contenuto armonico, e un altro indice che uno può, sulla tensione di uscita, è un altro indice che uno può applicare è l'ampiezza della tensione di uscita. Cioè è ovvio che tu, se ti hanno un convertitore, fai finta di avere l'amplificatore a casa, no? L'amplificatore dell'autoradio. Tu che fai? Ci sono delle occasioni in cui preferisci ascoltare la musica bella, pulita e chiara a basso volume, altre situazioni in cui, per esempio, se il rumore ambientale è molto forte, in cui tu giri la manopola del volume fino al massimo, cioè almeno riesci a sentire la musica anche se è distorta, anche se non è chiara, anche se va in sovrammodulazione l'amplificatore. È chiaro? Quindi dipende dalle circostanze, dipende da quello che vuoi ottenere. In questo caso qui tu avrai un contenuto armonico sicuramente peggiore rispetto a questo caso qua, chiamiamo caso B e caso A. Nel caso B avrai sicuramente un contenuto armonico peggiore rispetto al caso A, ma forse, andiamo a vedere dopo, avrai un'ampiezza della prima armonica della tensione di uscita più grande rispetto a quella del caso A. Ho detto forse perché è tutto da verificare, naturalmente, no? E allora è evidente che dipende dalle circostanze. L'indice di modulazione
potrebbe addirittura, cioè quella, la manopola del volume, la puoi mettere a volte, la potresti mettere anche a birra, come si dice, no? Al massimo possibile, e vedere che succede. Al massimo possibile, qualunque PVM non esiste proprio più. Non c'è più una modulazione PVM, non c'è più commutazione. Hai soltanto un on e un off. Hai soltanto uno stato 1 e uno stato 0. E basta. Però c'hai una tensione a onda quadra in uscita che ha il suo contenuto armonico. Noi lo conosciamo, il contenuto armonico di una tensione a onda quadra, lo ricordate? C'è il valore medio, se ci sta, poi ci sta la prima armonica, che è uguale a 4 diviso pi greco per la tensione V. Poi la terza armonica sarà un 4 diviso 3 pi greco, mi sembra, vado a memoria, può darsi che mi sbaglio, poi dopo le vediamo. Questa è la prima armonica, questo è il valore medio, 0. Questa è la terza armonica, l'ampiezza per V. E poi naturalmente ci sarà anche la quinta armonica, che sarà 4 diviso 5 pi greco per V, la quinta armonica. Quindi avremo un sacco di armoniche e sono tutte quante vicine tra di loro. Cioè non è che ci avete soltanto la prima armonica e poi tutte le altre stanno chissà dove a frequenze molto molto alte. Però questa è abbastanza grande. Quanto vale la prima armonica 4 diviso pi greco? 4 è 4, pi greco è 3, quindi 4 diviso pi greco è un numero maggiore di 1, è vero? Quindi vuol dire che la tensione che è di uscita che voi usate misurate dall'inverter, la sua prima armonica, è più grande della tensione in continua con la quale alimentate l'inverter. Ho detto una cosa che ti è sfuggita, è vero, è cosa dico. Cancelliamo queste cose. Vabbè, andiamo all'altra faccia qua. Facciamo un uovo. Ma fermo. Tu c'hai una tensione continua, continua, che alimenta un inverter. Questo è il nostro inverter. Quindi è un DC AC. E qui c'è la tensione alternata. Qua dentro c'è una cella di commutazione di tensione modulata con un modulatore PVM, quindi con una tecnica portante e modulante. Quindi qui ci sta la portante, qui c'è la modulante. Faccio la comparazione tra questo e questo, faccio questo minore di quello, così e così, lo mando a PVM e questo mi controlla lo stato della singola cella di commutazione, d'accordo? A un certo punto la modulante diventa, qui abbiamo un indice di modulazione M con A, che era uguale a 1, scusate, uguale a 1, fino a che è uguale a 1, va. A un certo punto faccio di una 1,5, ancora più grande, poi lo faccio diventare 2, lo faccio diventare 10. Che succede? Che qui anziché avere una tensione PVM a frequenza pari, con una tensione pari a quella della portante, ho una tensione che fa così, con una frequenza pari a quella della modulante, che sarà 20 volte più bassa. Ma se faccio se vado a vedere qual è il contenuto armonico di questo oggetto, allora l'ampiezza di questo qui è naturalmente questa qui, supponiamo che è VDC, questo qui facciamo in rosso, qui è VDC e naturalmente qui sarà 0. Se vado a vedere l'ampiezza della prima armonica, questa è uguale a 4 diviso pi greco VDC. Ma 4 terzi quant'è? È un numero maggiore di 1.
che ne è 1,2, 1,2, non lo so quant'è. Quant'è? 4 terzi? Allora, questo qui è 1, più o meno circa 1,3 BDC. Quindi ho ottenuto una tensione in uscita che, certo è un gioco, un giochetto, un trucchetto, è un può sembrare semplice, ma l'ampiezza della prima armonica di questa tensione qui è più grande della tensione d'ingresso. Lo volete negare? No, lo potete negare, non ci sta niente da fare. D'accordo? E quindi questo è un indice di merito, potrebbe essere un indice di merito, cioè quando maggiore la tensione che riesco ad ottenere sull'uscita di un convertitore, tanto sono più contento. Quindi se tu mi scovi una tecnica di modulazione che sia in grado di ottenere questo, io sono contento. Certo, l'altro indice di merito, cioè quello del contenuto armonico, è quello se ne va proprio sotto il pavimento, perché se vado a vedere il contenuto armonico di questa forma d'onda qui, avrò la fondamentale, certo che è uguale a 4 diviso pi greco questa, però avrò vicino vicino quella, la terza, la quinta, la settima, la nona e così via. E queste qui sono potrebbero essere molto molto negative. Infatti la musica a tutto volume si sente proprio uno schifo. Quindi, allora, ripeto, dipende dagli indici di merito, cioè dipende da uno che cosa vuole ottenere. Che è? No, devi alzare. Allora, quando tu fai calcoli il contenuto armonico di una forma d'onda quadra, la prima armonica è pari proprio a 4 diviso pi greco dell'ampiezza della forma d'onda quadra. Se vuoi possiamo fare il calcolo, però c'è stata una lezione in cui abbiamo fatto questa operazione qui. Prende il periodo della forma d'onda quadra, lo si moltiplica per la funzione seno, quindi viene l'integrale, ora vado a memoria, quindi mi posso sbagliare, di seno di alfa, quindi alfa, da 0 a pi greco, più l'integrale, cambiato di segno perché qui è negativo, quindi meno l'integrale da pi greco a 2 pi greco, di seno di alfa, quindi alfa. Ma basta che ti vai a rivedere le diapositive, io mo corro il rischio di scrivere cose imprecise, basta che ti vai a vedere le diapositive dove abbiamo studiato il contenuto armonico dei segnali. Oh, dunque, mo facciamo una breve pausa. Allora, quello che vedete qui è un singolo ramo, diciamo che il nostro interruttore ideale è stato disegnato in un modo un po' più realistico, con dei simboli che sono, anzi scusate, questa la dovevo aprire, non con questo qua, sono disegnati in modo con dei simboli più standard. Però per noi questo oggetto qui formato da S1 e da D1 rimane un interruttore di questo tipo qui. Quindi questo per noi equivale a questo. Quindi questo è un singolo ramo di un inverter corrispondente quindi a
una cella di commutazione di tensione ed è connesso in modo semplice con un singolo generatore di tensione a monte, una sola tensione che qui è schematizzata tramite un condensatore. Vi ricordo che un condensatore è in buona sostanza un generatore di tensione. Se il condensatore è di capacità sufficientemente alta da mantenere la carica per un intervallo di tempo piccolo, rimane un generatore di tensione. In questo caso qui, quindi, quando lo stato di questo ramo è 1, vuol dire che è acceso il dispositivo superiore, mentre quello inferiore è spento. Vi trovate? Benissimo. Allora, in questa situazione qui, quindi, questo oggetto qui è spento, come se non esistesse dal punto di vista elettrico, e quindi la tensione Vout diventa uguale alla tensione Vin. Quindi nello stato 1 abbiamo che Vout è uguale a Vin. Nello stato 0 invece abbiamo che questo dispositivo qui è chiuso e questo qui è aperto, e quindi dal punto di vista elettrico noi non lo consideriamo. Se sta chiuso vuol dire che mette in corto la tensione, il carico, l'uscita, e quindi la tensione è 0. Quindi nello stato 0 abbiamo che V out è uguale a 0. Come facciamo a controllare lo stato di questi due dispositivi? Ci saranno degli oggetti che si chiamano driver, che sono degli amplificatori sostanzialmente, che accettano in ingresso il segnale logico 1 oppure 0, 1 oppure 0, e se sta nello stato 1 piloterà il dispositivo per accenderlo, se si trova nello stato 0, se il segnale in ingresso è 0, piloterà il dispositivo per spegnerlo. Quindi, siccome i due dispositivi, quindi uno è lo stato del ramo controlla lo stato dei dispositivi, ma è evidente che quando il dispositivo 1 è acceso, in modo complementare l'altro dispositivo deve stare spento e viceversa. Quindi questo vuol dire che all'ingresso del driver qui non deve entrare un segnale 1-0, ma deve entrare il segnale 0-1. Quindi deve essere complementare il controllo dei due dispositivi, altrimenti non riusciamo ad ottenere questa condizione qui. Questo che è indicato qui come condizionatore di segnale, quindi potrebbe essere un oggetto di questo tipo qui, un semplice buffer, si chiama buffer, un oggetto che dal punto di vista logico trasferisce il segnale 1 e lo lascia ad 1, oppure trasferisce il segnale logico 0 e lo lascia a 0, mentre l'altro è un portanot che, se entra lo stato 0, lo fa diventare 1, se entra lo stato 1, lo fa diventare 0. Quindi questo oggetto qui potrebbe essere questo, il condizionatore di segnale. Chiamiamolo A, così lo indichiamo, A con A. Il segnale di controllo quindi è uno solo, questo, e può essere ovviamente 1 oppure 0. Vi trovate tutti? Avete domande su questo? Quindi questo è un possibile modulatore. È evidente che lo stato 1 e 0 che entra nel segnale di controllo entra perché ci sta il modulatore che controlla quando deve essere 1 e quando deve essere 0. Il modulatore è quell'oggetto che svolge questa funzione qui che abbiamo visto prima. Questo. Quindi quell'1
e quello 0 che vi sto indicando escono fuori da questo comparatore. Qui. Quindi potrei anche continuare questo schema e fare così. Qui c'è il comparatore e qui entra la portante e qui entra la modulante. Quindi qui ci saranno i segnali 1 e 0 che diventeranno rispettivamente 1 e 0 qui e 0 e 1 qui, perché qui verranno negati in modo tale che i due dispositivi si accendano e si spengano in modo complementare. Ok? Quest'altra tipologia è estremamente simile alla precedente, solo che la tensione di uscita è alimentata non solo dal nodo centrale della cella di commutazione, ma è connessa qui, è connessa ad un punto centrale della tensione di alimentazione. Quindi la tensione di alimentazione è divisa in due, in V in mezzi e V in mezzi. E quindi la tensione di uscita V out non sarà più V in e 0, ma quando avremo 1, la tensione di uscita V out sarà uguale a V in. Forse meglio mi prendo un po' più di spazio. Quando è uguale a 1, V out sarà uguale a V in mezzi, mentre quando il segnale di controllo sarà uguale a 0, la tensione V out sarà uguale a meno V in mezzi. Questo è quello che succede in questa simulazione. In questa simulazione qui, allora, questo è quello che succede nella prima topologia di conversione e questo è quello che succede nella seconda topologia di conversione. Quindi abbiamo un'escursione tra più un valore di tensione positivo e un valore di tensione negativo, e mentre abbiamo un'escursione tra un valore di tensione nullo e un valore di tensione positivo. Questi sono i due casi che stiamo considerando. Ci sono domande? Tutto a posto? Ok. Ora andiamo a vedere invece un inverter che, facciamo così, un attimo di pazienza. Facciamo un caso nuovo. Un inverter che è fatto in questo modo qui. Ci sono due celle di commutazioni diverse, un unico generatore di tensione, anzi facciamolo in nero, un unico generatore di tensione, e un interruttore, una cella di commutazione qui, un ramo di inverter e un altro ramo di inverter qui. Qui in mezzo c'è il nostro carico. Questa è la tensione V, questa qui è la tensione V out. Allora, questa tipologia è molto simile dal punto di vista elettrico a questa qui sotto. Aspettate, non era questo qui che vi volevo far vedere. Questa è molto simile a questa qui sotto, dal punto di vista elettrico. Solo che invece di avere due generatori di tensione, cioè avere una tensione positiva
e una, cioè avere una divisione della tensione di ingresso in due generatori di tensione, abbiamo un unico generatore di tensione a tensione B. Abbiamo quattro dispositivi che indichiamo con le lettere 1, anzi con i numeri 1, 2, 3 e 4. Ora ci sarà quindi una portante e una modulante, che entrano in un comparatore, e quindi dal comparatore uscirà un 1 e uno 0. E a questo punto ci deve essere un sistema, un condizionatore di segnale e un sistema di drivers dal quale escono quattro segnali. Quattro segnali per 1, 2, 3 e 4. E vanno a controllare lo stato rispettivamente di questi interruttori, di questi segnali. Ora, come saranno organizzati 1, 2, 3 e 4 in base a questo 1 e a questo 0 qui? Io ho questa situazione e naturalmente da un solo 1 oppure da un solo 0 devo cacciar fuori 4 stati per i 4 dispositivi di potenza. Allora l'obiettivo qual è? È che quando ho un segnale uguale a 1, la tensione Vout debba essere uguale alla tensione B. Quando ho uno stato uguale a 0, questo, la tensione Vout debba essere uguale a meno V. Come faccio? Già mi rendo conto, perché abbiamo studiato pure i raddrizzatori, quindi un po' le idee già ce le abbiamo, non dico chiare, ma abbastanza intuitivo. Quando mi troverò nello stato 1, dovrò chiudere questo dispositivo qui e questo, mentre dovrò lasciare aperti gli altri. Nello stato 1 che cosa succede? Se tengo questi due dispositivi chiusi e questi due dispositivi aperti, come vedete, questo nodo coinciderà con questo nodo qui, mentre quest'altro nodo coinciderà con quest'altro nodo qui. E quindi Vout effettivamente, se applichiamo il teorema di Kirchhoff, ci rendiamo conto che Vout è proprio uguale a V. Quindi nello stato 1 dovrò avere su questi segnali 1 qui, 1 0 qui, 1 1 qui e 1 0 qui. Questo è quello, questi sono i segnali di controllo dei dispositivi di potenza per lo stato 1. D'accordo? Che cosa deve succedere invece quando voglio che la tensione Vout sia uguale a meno V? Allora, se voglio che la tensione Vout sia uguale a meno V, cancello un attimo questa, dovrò chiudere questo dispositivo qui, dovrò chiudere questo dispositivo qui e lasciare aperti gli altri. Quindi 3, 2 e 3, ho sbagliato qua, scusate un attimo, qua ho fatto 1 e 4, doveva essere 1 e 4. Oh, ma voi mi dite sì, però 0, 0 e 1. Quindi quando dovrà essere verificata questa condizione, per avere lo stato 0, qui dovrò avere che i segnali di controllo per i singoli dispositivi di potenza dovranno essere 0, 1, 1, 0. Quindi 0, no, facciamolo in azzurro, dovrà essere 0, 1, 1 e 0. Quindi questo qui dovrà essere l'output per il controllo dei dispositivi di potenza. Allora, se succede questo, vuol dire che questo nodo qui rosso coinciderà con quest'altro nodo elettrico qui, mentre questo nodo azzurro coinciderà con quest'altro nodo qui.
Allora, applicando il teorema di Kirchhoff, si riconosce immediatamente che V out sarà uguale a meno V. Vedete? Sei sicuro? Tutto a posto? Ok. E quindi avrò ottenuto questa condizione. Quindi è evidente che a questo punto il modulatore sarà un poco più complicato, però, perché dovrà cacciare fuori quattro segnali di controllo, perché quattro sono i dispositivi di potenza, ma parte sempre da un 1 e da uno 0. Chiaro? Ora, come posso fare per ottenere questo risultato? Questa è una tecnica di modulazione abbastanza semplice e naturalmente avrò una portante che sarà una forma d'onda triangolare, ora purtroppo disegnata malissimo qui, avrò una modulante variabile lentamente rispetto alla variabilità della portante, avrò quindi in uscita, stiamo considerando questo segnale qui e questo segnale qui, quindi questa qui è la modulante e questa qui è la portante e questa qui è la modulante, quindi dalla comparazione di questi due segnali nel tempo t avrò un segnale ad onda quadra. Ora lo disegno in modo casuale, l'abbiamo già visto come si fa a fare la comparazione tra questi due segnali, che appunto rappresenterà un 1 e uno 0, un 1 e uno 0, che è questo segnale qui. E poi da questo segnale qui ne tiro fuori altri 4 che vanno a controllare lo stato di questi altri dispositivi di potenza. È tutto chiaro? Quindi questa modulazione qui è una modulazione che implica l'uso di una portante e una modulante. Chiaro? Ok. Potrei immaginarmi anche un altro tipo di modulazione. Che utilizza anziché una portante e una modulante, utilizza una portante e due modulanti. Quindi a questo punto è necessario che vi faccio vedere un disegno, che non è questo, ma è questo. E questo qui. Anche in questo caso io devo tirar fuori quattro segnali, però posso utilizzarli diversamente. Ci siete? No, non si vede. Lo so, ora ve lo faccio vedere un poco meglio. Allora, lo disegno in azzurro, ce n'è una che sta qui. In realtà è disegnata in giallo e perciò che non si vede bene. Ma cerco di ricalcarla in modo tale che mo si vede? Sono due segnali. Sono due segnali, come si dice, in controfase, cioè sfasati di 180 gradi, ma sono identici. Quindi sono due modulanti M1 e M2, tale che M1 è uguale a meno M2. Quindi questa qui è M1 e questa qui può essere M2. Ci siete? Perfetto. A questo punto ho bisogno di due comparatori. Il primo comparatore compara la portante con M1. Il secondo comparatore compara la portante con M2 e quindi il risultato saranno due segnali PWM, 1 e 2. Ciascuno avrà il suo 0 e il suo 1. 0, 1, 0, 1. Mm?
questa si chiama modulazione unipolare. Quella che abbiamo fatto prima è una modulazione bipolare. Allora, nella modulazione unipolare si utilizzano due portanze, può sembrare strano, no? Uno dice due modulanti e allora sarà bipolare, invece tutto con A, va bene? Ah? È diventato bianco lo schermo, grazie per l'informazione. Ora vi invito a, lo so che ormai sono passate 2 ore e mezza, però vi invito a concentrare la vostra attenzione sul fatto che quando faccio la comparazione tra questo segnale qui, tra il segnale verde e il segnale rosso, ottengo una commutazione qui, giusto? Qui sto quasi al 50% di duty cycle, quasi al 50%, qui sto con duty cycle molto ristretto, vedete, molto ristretto qui, e così via. Quindi riconoscerete come questo segnale digitale, questo segnale logico, corrisponda alla comparazione del segnale verde, della modulante di colore verde, con la portante. Lo riconoscete? Dall'altra parte invece abbiamo, per esempio, in questa zona qua, lo faccio in azzurro, questo qui no, lo faccio in blu. Qui per esempio abbiamo un duty cycle che è proprio piccolo, sicuramente, perché vedete la comparazione avviene lì dove l'indice di, e quindi è esattamente quello che succede qui. Qui abbiamo più o meno la comparazione tra segnale di colore blu e la portante, abbiamo un duty cycle di circa il 50%. In quest'altra zona qui invece abbiamo un duty cycle di nuovo molto ampio. Però stesso abbiamo due segnali logici, formati quindi da 1 e da 0, da 1 e da 0, da 1 e da 0, che però sono diversi tra di loro. Se ci fate caso, lo cancello un po' qui, non capita mai che questi due segnali commutino, cioè ci siano dei fronti di salita o di discesa contemporanei. Non capita mai che mentre uno sale ce ne sta un altro che sale, oppure mentre che uno scende ce ne sta un altro che scende. Non succede mai. Quindi ci sono delle commutazioni che non si sovrappongono mai. Questa è una caratteristica di questa modulazione unipolare. Chiaro? Vediamo ora come andiamo ad applicare questa modulazione unipolare ad un ponte monofase formato da 4 dispositivi di potenza. Aspettate, lo disegno qua, fatemi vedere dopo come era. Segnare qui. Questa ora è M1. Naturalmente avrò anche un altro comparatore dove ci sarà la
stessa portante, ma questa volta ci sarà una M2 qui. Quindi qui escono quei due segnali che abbiamo appena finito di osservare, 0, 1 e 0. Allora, questo segnale che chiamiamo segnale A, in nero, meglio, segnale A, e questo lo chiamiamo segnale B. Allora, il segnale A verrà utilizzato per controllare lo stato di questo ramo qui. Quindi avremo che quando A è uguale a 1, anzi no, 1, 2, 3 e 4. Allora, quando A è uguale a 1, avremo che sarà acceso il dispositivo 1, sta on, mentre il dispositivo 3 sta off. Quando A è uguale a 0 avremo il contrario, avremo 1 nello stato off e 3 nello stato on. Naturalmente succede la stessa cosa per B, quindi quando B è uguale a 1 avremo 2 nello stato on e 4 nello stato off. Quando B è uguale a 0 avremo 2 nello stato off e 4 nello stato on. Ora, le combinazioni qui sono maggiori perché andiamo a vedere la tensione d'uscita sul carico, V out, nelle varie circostanze. Prendiamo la circostanza, allora queste qui chiamiamole in un certo modo, prendiamo questa, la chiamiamo, come la chiamiamo? Alfa, non lo so, datemi dei simboli che non siano né numeri e né lettere, per forza alfa, beta, gamma e delta. Ok, non so come chiamarle altrimenti, se no ci... Allora, nella situazione alfa noi avremo questo chiuso e questo aperto. Se ci troviamo quindi in alfa e beta avremo anche questa situazione qui. Questo implica che la tensione V out è uguale a 0, perché come vedete il carico V out è chiuso in cortocircuito su questa maglia qui. Aspetta un attimo. Allora, alfa A uguale on, B alfa gamma, alfa gamma, è chiaro? Ok. Poi supponiamo di avere alfa delta. In alfa delta abbiamo questa situazione qui e quindi V out uguale V. Poi beta gamma. Beta gamma abbiamo questo, in beta abbiamo questo A uguale 0, quindi 1
sta nello stato off, abbiamo questo chiuso, gamma abbiamo 2 nello stato on, questo chiuso. Quindi in beta gamma abbiamo V out uguale meno V. Guardate che io posso pure fare degli errori, seguitemi e controllate che mi trovi bene, ok? Rimane ancora gamma delta. No, scusate, rimane beta delta. Beta delta, in cui abbiamo questi due dispositivi chiusi, quindi abbiamo il 3 in on e il 4 in on, e anche in questo caso qui abbiamo V out uguale 0. Quindi, come potete osservare, in questa tecnica di modulazione, cioè quella con due modulanti e una portante, in realtà sulla tensione Vout non abbiamo soltanto tensione positiva e tensione negativa, ma abbiamo anche tensione uguale a zero. Perciò che questo tipo di modulazione si può chiamare anche modulazione a tre livelli. E la ritroviamo disegnata qui. Questa è la V out, disegnata nel tempo seguendo di volta in volta lo stato dei segnali A e B. E quindi abbiamo una volta tensione positiva e un'altra volta tensione 0, un'altra volta tensione positiva, un'altra 0, positiva, 0, negativa, 0, negativa, 0 e così via. Questo ci dà la possibilità di, non solo questo, ma se osservate la frequenza con la quale abbiamo la commutazione sul segnale di uscita, potete anche vedere che questa volta la frequenza del segnale, del contenuto armonico di commutazione della tensione di uscita, è due volte maggiore della frequenza di commutazione della singola portante. Vedete che da qui a qui a qui quanti periodi c'ho? Allora vediamo, da qua fino a qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 periodi. Nello stesso intervallo di tempo che va da qui a qui, sulla tensione di uscita avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 più un mezzo qui che me lo sono perso, avrò 16 periodi. Quindi nella modulazione unipolare il contenuto armonico della tensione di uscita, quello ad alta frequenza, cioè quello legato alla modulante, scusatemi, alla portante, è raddoppiato. Questo può avere i suoi effetti positivi, perché vuol dire che sto spostando più verso le alte frequenze il contenuto armonico della tensione di uscita, e quindi più facilmente lo posso, diciamo così, attenuare se il carico è di tipo ohmico induttivo. Ci sono dubbi? Tantissimi. Wow, non può essere che è tutto chiaro. Allora, il meccanismo non è complesso, cioè è complicato, ma non è complesso, come si dice, nel senso che è formato da tante considerazioni semplici e che poi messe una dietro l'altra può sembrare di difficile applicazione, ma poi alla fine sostanzialmente il principio è sempre lo stesso, cioè quello di ottenere in uscita una tensione con un carattere PVM. Già mantenendoci sul monofase,
perché fino a mo' non abbiamo visto, abbiamo soltanto visto com'è la tipologia di un ponte trifase, però non siamo scesi nei dettagli della modulazione trifase. Ma mantenendoci sul monofase già abbiamo visto che ci sono diverse possibilità di ottenere delle tecniche di modulazione che possono fornire risultati diversi. Mi trovate? Allora, facciamo un esempio. Supponiamo che questo segnale qui sia quello che tu applichi a un carico RL, formato da un resistore e da un'induttanza RL. Supponiamo che di fare una modulazione non unipolare, ma una modulazione bipolare, come quella che abbiamo visto prima. Allora, il segnale di uscita, la tensione di uscita, è simile a questo. Allora, tu che avresti qui? Avresti una corrente che sale, una corrente che scende, una corrente che sale, una che scende, una che sale, una che scende, che sale, che scende. È così, scusate, questa non l'ho fatta bene. Sale, scende. Allora, vedi, questa forma d'onda di corrente avrà una sua fondamentale e avrà un certo contenuto armonico. Ora, provo a fare la stessa cosa sulla corrente che sta qui giù, cioè su con la tensione che sta qui giù. Allora, vediamo, qui scende, qui rimane costante, qui scende, qui rimane costante. Perché rimane costante? Proviamo a fare uno zoom perché altrimenti non si vede bene. Allora, qui la tensione è negativa e la corrente scende, diminuisce, mi farei il puntino più piccolo, diminuisce. Qui la tensione è uguale a zero, la corrente rimane sempre la stessa. Qui la tensione è negativa, scende, qui rimane zero, qui scende, qui zero, qui scende, qui zero, qui scende, qui zero, scende, zero, e così via. Allora, che differenza c'è tra questa forma d'onda di corrente qui, tra questa e questa? Che questa qui ha degli incrementi e dei decrementi tali da peggiorare il contenuto armonico, peggiorando il contenuto armonico. Cioè, se io vado a vedere come è fatta la trasformata di Fourier di questo segnale, avrò sicuramente di questo qui sopra, avrò sicuramente un'armonica fondamentale da qualche parte e poi avrò delle armoniche a partire dalla frequenza di commutazione FC, delle armoniche, un contenuto armonico verso le alte frequenze, cioè sulle frequenze di commutazione. Che è questo segnale qui. Se vado a vedere il contenuto armonico di questo, invece, avrò una fondamentale molto simile qui e sulla frequenza di commutazione, ma qua la frequenza di commutazione è doppia, poi, allora mi devo mettere qui FC, avrò un altro segnale qui, qui, qui e qui, con un contenuto armonico che è in una posizione diversa rispetto a questo. Qui si trova a frequenze più basse e qui a frequenze più alte. Ma siccome la risposta del circuito RL alle frequenze è diverso, avrò un segnale. Queste armoniche qui saranno sicuramente di ampiezza molto inferiore rispetto a queste. Cioè, queste armoniche qui avranno un'ampiezza molto più ridotta rispetto a queste. Stiamo considerando la corrente, la frequenza delle correnti, l'ampiezza delle armoniche F, questa qui è nel campo della frequenza F. E quindi questo qui è il contenuto armonico della corrente in funzione della frequenza. Quindi l'effetto
del circuito RL sarà quello di attenuare con maggior una maggiore attenuazione su frequenze sempre più elevate. Voi sareste in grado di far passare una frequenza su un circuito RL, che ne so, una frequenza altissima? Quando più alta è la frequenza, tanto più la corrente rimane costante, tanto più la corrente, il contenuto armonico della corrente si attenua, perché è un circuito omico-induttivo, è un filtro passa-basso per quanto riguarda le correnti sulle componenti della corrente. E quindi ottengo un risultato migliore, un indice qualitativo migliore sulle